là, ciao ragazzi, come va? Spero tutto bene. Oggi sono qui con un nuovo video unboxing. Oggi siamo ad un evento particolare. Questo perché l'unboxing di questo episodio è su il gioco di carte di Pokémon, ma sulla nuova espansione. Vi proporrò infatti non una, ma ben due pacchetti pre-release della nuova espansione Pokémon Spada e Scudo, ma non solo, vi proporrò anche un'ulteriore aggiunta, ovvero, sperando di non, la scatola energie base di Pokémon, del gioco di carte collezionabili Pokémon, non è specificato se è di Spada e Scudo. Andiamo a vedere velocemente il contenuto e poi ovviamente andremo a spacchettare, partendo dal pre-release. I pre-release ormai li conosciamo perfettamente, contengono in questo caso una busta da 23 carte che include un'esclusiva carta promozionale olografica a caso su 4 buste e una carta per sbloccare il tutto online. Mentre da questo punto di vista noi abbiamo 450 energie base e una carta codice per sbloccare tutto. Quindi questo, quello che abbiamo oggi, quindi questo e questo è letteralmente il pacchetto, che possiamo chiamarlo il pacchetto pre-release. Quindi quando, nel caso in cui voi vogliate partecipare nei vostri negozi di fiducia a un pre-release, sicuramente vi ritroverete ad avere questo preciso pacchetto, ma sicuramente vi ritroverete ad avere a che fare con questo che vi permetterà di avere le energie. Quindi, come al solito, noi adesso andremo a spacchettare tutto e vedremo cosa riusciremo a tirare fuori. Dai ragazzi, l'espansione Spada e Scudo? Cioè, perfetto, direi che possiamo tranquillamente iniziare attraverso la scatola energia base. Come vedete, la scatola è molto molto semplice, è datata 2018, quindi potremmo dire che è dell'espansione precedente, quindi periodo di Sole e Luna. Si apre in maniera molto semplice, letteralmente così. La scatola, che possiamo avere appunto una scatola di cartone, e il modo di aprirla, qui vi è, credo che questo sia il codice per sbloccare il tutto, si apre da qua e sono appunto le energie. Possiamo vedere, sono messe in maniera decisamente grezza, andiamo a dare un'occhiata. Sono appunto le varie energie messe in ordine casuale. Sono tutte datate periodo 2017, quindi sono uscite tra questo pacco qua. È uscito, possiamo dire che è uscito tra il 2017 e il 2018. Ecco, ci sono anche, cioè sono tutte le tipologie di energie, quindi combattimento, psiche, folletto, acciaio, tutto quello che è necessario per un giocatore. Per quanto mi riguarda, non credo di farvi anche vedere il resto, in quanto sono tutte energie base di tutte le tipologie. Questo specifico pacco possiamo tranquillamente dire che è probabilmente il pacco più easy da spiegare. Più che altro la sua utilità è principalmente appunto per eventi come questo, ma soprattutto anche per fare dei mazzi, perché appunto uno dei problemi di Pokémon è il fatto che all'interno di prodotti come questo, o comunque sia all'interno di bustine, è veramente difficile avere accesso a delle energie base. Quindi un prodotto come questo è decisamente accettabile e soprattutto utile e funzionale per quello che appunto deve essere, quindi l'accesso ad energie base. In giochi invece di carte, come per esempio può essere Magic the Gathering, questo problema di ricerca di energie non è così evidente, in quanto in Magic c'è un utilizzo delle energie molto diverso rispetto un utilizzo delle energie che, vabbè, Magic sono delle terre, molto diverso rispetto a qua. Quindi un pacchetto del genere può essere particolarmente preso in considerazione da parte di voi giocatori. Passiamo invece alla sfida strategica, dove lo andiamo ad aprire. Questa è la prima volta che andiamo ad esplorare una espansione di Spada e Scudo. Questo mi incuriosisce tantissimo, perché da adesso in poi anche il nostro approccio con accidenti a telecamera, anche il nostro approccio a spade, al gioco di carte collezionabili Pokémon, cambierà al fine di adeguarci, tra virgolette, alla nuova espansione. Questo lo mettiamo qui, giusto per avere un po' di suspense, un po' di elementi sotto. Funziona allo stesso modo del precedente, quindi qui vi è l'effetto di
apertura e chiusura, questo possiamo considerarlo letteralmente un portamazzo, anche se è un po' rovinatuccio. E per il testo giro non sono arrivati in maniera perfetta. Allora, abbiamo le 4 buste, carta con i codici. Il mazzo che abbiamo è di Pass Seeker. Interessante, sono contento. Pass Seeker di Galar, che è l'evoluzione di Meow di Galar. Ma volevo prima andare a vedere questo. Allora, Pokémon Spada e Scudo. Inizia un viaggio contro nuovi Pokémon V. Ti diamo il benvenuto nella regione di Galar. Scopri i nuovi potentissimi Pokémon V, tra cui i leggendari Zacian e Zamazenta e altri come Stonjourne e Snorlax. Stonjourne l'hanno messo dentro subito, complimenti. Ci sono vari esemplari. E alcuni Pokémon dall'aspetto familiare nella nuova forma Galar. Una generazione tutta nuova ti aspetta in Spada e Scudo. Allora, qui vi è appunto la spiegazione di come costruire un mazzo. Come vedete, possono presentarsi alcune differenze, alcune strategie all'interno dei pre-release. Qui è letteralmente il modus operandi per gestire un evento pre-release. Vi ricordo che all'interno del nostro sito troverete l'analisi di questo specifico mazzo e del mazzo che troveremo qui, sperando di non trovare lo stesso identico mazzo. Quindi andiamo subito a vedere il contenuto di Persica di Galar. Quindi sarà un mazzo acciaio. Non abbiamo mai fatto tanto sul tipo acciaio. Sì che ho dei buoni ricordi sul tipo acciaio. Il mio tipo preferito è il tipo veleno. Persica di Galar, vediamo Spirito Ferro. Gli attacchi di Pokémon di tipo acciaio infliggono 20 danni in più al Pokémon attivo dell'avversario prima di aver applicato le polizze di resistenza. Tutti i Pokémon tipo acciaio. I Pokémon tipo acciaio solitamente nei metagame sono Pokémon difensivi. Però apprezzo particolarmente sia il fatto che in questo specifico caso si punti a potenziare il tipo acciaio, ma soprattutto mi piace un sacco questo artwork. Perché nel gioco non mi piace particolarmente per Seeker in sé. Lo trovo molto, molto, troppo cattivo. Invece qua, guarda, sembra tenerone, sembra coccolone. Guarda con che sorriso te lo dice poi. Poi vediamo Snorlax. Costa un sacco di ritirata, ma ha un bel 130 convincente. E Vuoroma. Cerca nel mazzo un po' con evoluzione utile per essere una carta strumento. Fortunuovo. Sono tutte carte nuove, tra l'altro, vedo. Se Pokémon che ha questa carta viene visto KO, pesca fino a avere 7 carte, figo. Ricerca accademica, scatta la mano che pesca 7, ok. Mi sa che era... come si chiama? Il professore, la carta del professore di sesta generazione aveva un effetto simile. Mary. Ciascun giocatore rimischia le carte che in mano le mette nel fondo del proprio mazzo. Se almeno un giocatore ha messo delle carte in fondo al proprio mazzo in questo modo, peschi 5 carte e il tuo avversario ne pesca 4. Ok. Quindi parti dal presupposto che ci sia la possibilità che le carte non vadano in fondo al mazzo. Ok. Non lo so, la vedo. Se posso permettervi, non mi è tanto chiarissimo come concetto, però. Grookey, quindi questo è un mazzo erba acciaio, quindi graffio battuta, Grookey, Tuaki, con imboscata che fa 50 più 30, mi aspetto Rillaboom, infatti, questo è il Rillaboom del mazzo tra l'altro. Cos'è? Battuta folgorante, non so, durante il turno puoi cercare nel mazzo fino a 2 energie erbe a segnarle, figo! Questo mi piace la ricerca delle energie. Poi anche un tema classico del tipo erba, quindi. Meow di Galar cosa fa? Un Kyakuz, durante il prossimo turno la cerazione infligge 60 in più. Man, questo è bello. È un rischio, bisogna avere un mazzo che va a pompare le difese, però mi piace un sacco. Vicirotom, pesca fino ad avere 6 carte in mano, il turno finisce. Ok, un po' troppo rischioso per come gioco io. Puoi giocare questa carta solo se scatti un'altra carta che è in mano. Cerca un Pokémon base e mostralo e aggiungilo. Cerca accademica, Mary, Pugnard, classico Pugnard, ci sarà Bishop infatti.
B-sharp, vabbè, qua c'è il codice. Tanto quando farò vedere il video sarà già registrato, quindi non potete anche tranquillamente evitare di scaricarlo. Alla carica, infligge 30 danni in più per ogni poglia della panchina, quindi partendo dal presupposto che ne ho 3, ce ne sarebbero 2, quindi questo fa 3, 6, 90 danni, ok. E per costare un'energia, man, ottima. E affetta lama 60. Ricordiamoci poi che c'è sempre questo Persic che va a aumentare di 20 danni dei Pokémon di tipo acciaio. Non c'è un granché di uso del tipo acciaio, è più un... vi è una buona collaborazione tra erba e acciaio, devo ammettere, mi piace questa cosa. Non è cattivo come mazzo, no, non mi dispiace usarlo questo. Ora, andiamo a vedere le buste. Abbiamo Snorlax Gigantamax, Lapras Gigantamax. Mi stupisce il fatto che i primi due Pokémon VMAX che sono stati mostrati siano proprio questi due. Mi aspettavo qualcosa tipo, che ne so, Charizard. Invece no, i primi due sono stati proprio loro. Zamazenta e Zacian. Sempre 10 carte. E iniziamo a aprirle. Ce la facciamo, sì. Allora, vediamo. Non ho idea di che carte andremo a vedere, quindi probabilmente ce le guarderemo tutte. Quindi, Sfuriate, fa lanci 3 volte la moneta, quindi fa un massimo di 30 danni. Shelder, Acqua Splash, lancia una moneta, se esce testa fa 20 danni in più. Ok, classico. Mewai, trova amico, sempre utile, invece sempre un sacco trova amico. E Sgranocchio è buono. Sgranocchio con due energie, 40 danni, scatti le energie dell'avversario, non è assolutamente brutto. Ponita di Galar, guarda che carino. Psico, lancia una moneta, se esce testa viene paralizzato, utile per le prime fasi di gioco. Sobble con pistola acqua e botta. Cinchu con l'effetto carino e coccoloso. Centiscorch, cos'è che ha Centiscorch? Fiamme 100 piedi. Per ogni energia fuoco assegnata a questo Pokémon scarta la prima carta del mazzo. Ho detto, cos'è? Figo. E fiamme ostinanti, Pokémon attivo della passata viene bruciato. Ehi, non è così brutto questo Centiscorch, mi ispira. Poi energia acqua, porto nuovo, Mantine. Cos'hai Mantine? Riserva idrica, cerca fino ad energia acqua, mostra e aggiungiamo le carte che in mano, ok, e schizzi d'onda. E poi il classico martello dirompente che c'era già nelle precedenti espansioni. Poi andiamo ad aprire questo busta qua. Io se trovassi un Pokémon V sarei contento. Io per la meccanica dei VMAX avevo fatto anche un video a riguardo. Avrei preferito davvero l'utilizzo della carta da poter cambiare, da poter girare. Da poter girare. Sarebbe stato secondo me molto bello. Da vedere anche un po' diverso rispetto al solito. E Goldini incornata, Yamper. Yamper, niente di particolare. Scorupi, Veno, Spina, Veleno Bersaglio e Artigliaci, anti 50, ehi. Ehi, Clobopus! Tra l'altro noto che hanno cambiato la gestione dei colori qua, dei tipi. Clobopus, pugno 50, man, pericolo! Lui, che carino! Botta in testa 50, Cossifleur! Oh, Cossifleur, io lo sto ancora cercando cromatico questo qua. Cerca famiglie, foglie lama. Mary con uno sfondo diverso. Energia acciaio, bella questa energia acciaio. Hop, pesca tre carte, ok, classica carta da rivale. Poké Gear 3.0, questa c'è anche nei precedenti. Sudowoodo cosa fa? Pescata doppia, peschi 2, flagello infligge 10 danni per ogni segno di danno. Ehi, utile, e poi costa anche poco di ritirata, quindi è una buona carta questa. Questa è una buona carta, proprio da mettere in qualsiasi mazzo. Anche perché se è una carta che pesca, quindi i primi turni li gestisci così. Poi quando inizi a subire i danni,
vai a massacrare il bersaglio come se non ci fosse un domani. Invece qui abbiamo Maractus. Maractus che fa zzz e spine poderose, lancia una moneta per ogni energia segnata. Buona spine poderose. Anche perché di base fa, potrebbe fare 120, quindi. E Mudbray. Fuggi fuggi retrocalcio. Pugnale abbiamo già visto. Scorbunny. Il classico braciere da starter che scatta le energie. Nikit. Ok. Istigazioni. Tuo avversario rimischia le carte che in mano e le metti in fondo. Se metti delle carte in fondo ammazzi in questo modo, tuo avversario rimischia le carte. Ci deve essere un motivo, si indica, se mette delle carte in fondo ammazzi in questo modo. Secondo me... non lo so. Se c'è qualche carta che mi dice che è possibile bloccarlo, sono contento. Profumino cura uno dei Pokémon a 30 danni e punto che fa 20. Drapion. Cosa fa? Duro pressa. Lancia una moneta. Se esce testa, il Pokémon attivo del tuo avversario viene paralizzato. Ok, utile. E attacco tossico viene avvelenato il bersaglio. Oh, sempre belli gli attacchi che avvelenano. Poi scambio. Ferrotorn. E tripla schiacciata che può fare 3, 6, 9, 90 danni. Schiaffo idracetico. Puoi spostare tutte le energie da questo Pokémon. Wow, utile questo. E poi Rabut con calcio e caldo bomba. Non lo so, Rabut è uno di... non lo so, personalmente non ho trovato gli starter di questa generazione bellissimi. Ho preferito i gran lunga a quelli di altre generazioni precedenti. Allora, qui cosa abbiamo invece? Abbiamo sempre Goldin, sempre Roselia, Joltik che fa 10 di danno, Psycobra però niente di speciale, Blippag, cerca famiglia, classico cerca famiglia, pochi ghia, Mazday, lancia due volte moneta su questo, wow, 120 danni, wow, 240, Dottler, riflesso, durante il prossimo turno di tuo avversario questo Pokémon subisce 40 danni in meno, sempre utile. Stunfisk di Galassi. Quando l'ho visto per la prima volta ho goduto un sacchissimo, è bellissimo questo Stunfisk. Cioè hanno preso lo Stunfisk della quinta generazione e l'hanno reso più bello, letteralmente. Tagliola, se questo Pokémon è in posizione attiva e viene messo, viene danneggiato da un attacco dell'avversario, anche se viene messo capo scatto, mette un'energia dall'attaccante, bellissimo. E sfurca danni, lancia una moneta finché non esce croce, questo attacco infligge 30 ogni volta che ci testa. Se non avesse l'abilità che ha nel gioco, io lo userei un sacchissimo questo Pokémon, perché mi piace un sacco. Mi piace un sacco. Beh, possiamo dire che non abbiamo trovato granché in realtà in questa, in questo pacchetto. Però magari col prossimo ci va meglio. Se riusciamo a aprirlo, ovviamente. Perfetto. Sempre lo stesso modus operandi, quindi aspetta che mettiamo via questo qua. Ce la facciamo a metterlo via. Perfetto, mettiamo qua. Adesso apriamo questo qui. Ce la facciamo sempre. Ok. Apriamo, oramai sappiamo più o meno già il suo contenuto, quindi possiamo... wow! Ok, questa non me l'aspettavo. Ok, beh, diamo un'occhiata comunque però. Accidenti, speravo tutto perché per ritrovarmi un doppione di questo. Sarà più o meno lo stesso mazzo, ne immaginavo che fosse lo stesso identico mazzo. E niente, questo abbiamo il mazzo di... abbiamo due mazzi di Persicker. Ah, che soggetti. Allora, beh, andiamo ad aprire le buste piuttosto. Sperando di trovare qualcosa di veramente tanto succoso. Munna con luce lunare. Snom, abbiamo trovato Snom. Croaky, Shelder, Mewai, Rhyhorn, Frost Raid, cosa fa?
veleno paralizzante. Il bersaglio viene avvelenato, lancia moneta, viene anche paralizzato. Ok, mega assorbimento, energia, B-Sharp, Evo Aroma, benda vitale. Gli attacchi in questo Pokémon implicano 10 danni in più. Ah, ok. E poi sempre il codice. Mettiamolo qua. Perfetto. Non è che stia andando benissimo questo spacchettamento, se posso esprimermi. Ho visto qualcosa di luccicoso. Nikit, Baltoy, Cinchu, Yamper e Lapras Vimax. Abbiamo trovato Chica Vimax. Cos'è sta storia? Vimax, intanto leggiamo la regola. Prima cosa, sbarluccica un sacchissimo rispetto a... Cavolo, mamma mia! Mi sta spaccando gli occhi questo sbarluccicoso sbarluccicante. Giga pompa. Questo attacco infligge 30 danni in più per ogni energia acqua assegnata a questo Pokémon. Wow! 320 PS! Effetto Gigamax. Si evolve da Lapras V. E 3 energie. E se tu, i tuoi sei, prendi 3 carte premi ogni volta che un Vimax viene messo a capo. È bellissimo anche da toccare. Oh, vorrei che foste qui per sentire. È qualcosa che... E poi energie e altre carte. Adesso gongolerò un po'. Troppo bello, troppo bello. È troppo bello lo sbarluccicoso. Poi andiamo a vedere. A questo punto potrebbe anche esserci la sorpresa finale. C'è il problema che appunto quel Vimax lì, finché non si trova un Lapras V, non è che si possa giocare, quindi a questo punto tanto vale. Ok, frena un secondo. Allora, Kufant, con pestone, classico pestone, però 100 PS, man! Baltoy, Cinchu, Fulmin in palla, Sizzlip, con fuoco continuo 50, Zezagon di Galar, vuoti in testa collerico. Quando giochi questo Pokémon dalla tua mano lo metti in panchina, puoi mettere un segnalino danno su noi Pokémon tuoi. Oh. Quando giochi questo Pokémon dalla tua mano lo metti in panchina. Ah, ok. Quando entra in panchina, puoi fare 10 danni a bersaglio. Utile. Gengar. Cos'ha? Scossone vitale. Durante il tuo turno puoi spostare un segnalino danno a uno... A uno o a un altro dei Pokémon psiche tutte le volte che vuoi. E ipnobomba il Pokémon se viene addormentato. Questo beat, che tra l'altro ha sempre lo stesso effetto, dato che secondo me hanno proprio cambiato l'approccio alla cosa. Beat, cosa fa? Assegna a uno dei tuoi Pokémon in panchina una carta energia base dalla tua mano utile. Line Uni Galar, Notte Sferza. Scambi bersaglio martello 70, bici Rotom e Drizzle. Cosa fa Drizzle? Trama sospetta. Quando giochi questo Pokémon dalla tua mano per fare evolvere uno dei tuoi Pokémon dati tutto, puoi cercare nel tuo mazzo una carta allenatore e mostrarla e aggiungere a quelli che mano. Utile. È strano. Vorrei davvero che le toccaste queste carte qua. Sembra proprio che siano ruvide più che altro. Si sente proprio la differenza rispetto alle altre. Oh, comunque ci sta andando bene in questo caso qua. Abbiamo avuto la sfiga di beccare di nuovo per Sika, però. Apriamo qua. Oh, qui abbiamo qualcos'altro. Beh, a sto punto diamo un'occhiata. Vediamo se abbiamo avuto fortuna anche a sto giro. Ah, ok, no, va bene. Allora, a sto giro abbiamo Rocky D con Aliante. Tra l'altro Rocky D dovrebbe essere solo monovolante, ora che ci penso. Rocky D è uno di quelli che non mi piace di design, perché dovrebbe essere carino e coccoloso, però ha il motivo sulla faccia che sembra arrabbiato. Quindi è
questo dualismo di cose che non capisci se è felice o arrabbiato, che mi dà molto fastidio. Krabby, acqua doccia, infligge 10 danni a ciascuno dei Pokémon dell'avversario. Sì. Krookie, Mudbray, Hoothoot, comanda indietro. Scambi il bersaglio del. Ok, Pokémon attivo con noi in panchina. Lanturn. Carica 30, classico. Strobo Shock 90. Il tuo avversario mostra le carte che è in mano. Se ci trovi delle carte energie, Pokémon attivo, il tuo avversario viene paralizzato. Ok, questo è figo. Cleidol. Psicoraggio, viene confuso. Esplosione, classica esplosione che si autodistrugge. Acchiappa Pokémon. Ok. Hunter. Incubo addormentato, che ho visto quanta. Ok. Wow, ragazzi! Wow! Beh, ragazzi, direi che questo episodio di unboxing è stato molto strano. Vi ricordo ancora cosa abbiamo trovato. Innanzitutto abbiamo trovato nelle due sfide strategiche lo stesso identico mazzo dedicato appunto a Berserker di Galar. Mi stupisce il fatto che venga esplicitamente indicato di Galar, anche se appunto è una nuova evoluzione. Però questo vabbè. E la cosa che però è interessante è che abbiamo trovato due carte belle. Abbiamo trovato l'Ups VMAX e la carta alternativa di Beat. Quindi abbiamo trovato questo specifico Lapras VMAX, che si evolve appunto da. Ok. Si evolve da Lapras V, quindi è necessario avere appunto Lapras V. E è interessante vedere che abbiamo trovato delle carte particolari che ci permetteranno di esplorare al meglio l'espansione di Spada e Scudo, del gioco di carte appunto di Spada e Scudo. Io, come sempre, vi ringrazio per essere stati qua. Io sono Gibislacco di Gamescore, siamo un sito che tratta news, recensioni, articoli, guide, video su tutto quello possibile e immaginabile, videogiochi, cinema, giochi da tavolo, giochi di carte come in questo caso. Se il video ovviamente vi è piaciuto, vi chiedo per favore di lasciare un piccolissimo mi piace, di condividerlo sulle vostre pagine social preferite. Se vi ricordo che noi di Gamescore siamo principalmente siamo un sito web, infatti ci trovate tramite www.gamescore.it e abbiamo dei vari canali come Facebook, di cui abbiamo anche un gruppo community chiamato Gamescore Italia Nintendo Oltre. Abbiamo la pagina YouTube, abbiamo la pagina Twitter, abbiamo la pagina Telegram. Ci trovate più o meno dappertutto. Come al solito, se, come ho già detto prima, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate se ci sono alcune caratteristiche che vi incuriosiscono di questa espansione o cose simili. E io vi ringrazio tantissimo per essere passati e direi che ci possiamo tranquillamente rivedere al prossimo episodio. Vi ringrazio ancora perché grazie, soltanto grazie a voi riusciamo a proporvi questi contenuti. Ringrazio ancora il team di sviluppo di Pokémon, del gioco di carte di Pokémon Spada e Scudo che ci ha permesso di avere accesso a tutto questo materiale. E io direi che a sto giro ci vediamo. Ci vediamo ragazzi. Ciao!